Signori, forse abbiamo trovato una lista per Dragonite veramente figa. Si va a letto, Ipno Dragonite. Si cerca di stallare l'avversario con l'ipno, con gli addormentamenti e le croci degli avversari nel mentre che si carica il Dragobolide. Seguite questo video perché ne vedrete delle belle. Andiamo a vedere la lista e le partite insieme. Ma prima iscrivetevi al canale e lasciate mi piace perché siamo vicini ai 100k. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Primo avversario di questo funambolico deck. Andiamo un po'. Avversario nipponico, si comincia per secondi. Sempre buona notizia cominciare per secondi. Io se ne vinco una, raga, sono contento, eh. Ve lo dico. Allora, Snom davanti, Drowsy dietro, abbiamo già Ipno. Chiaramente, il nostro game plan è molto, come detto, banale, no? Cerchiamo l'addormentamento, la rottura di coglioni sull'avversario e poi carichiamo Dragonite. Abbiamo anche una bella Pokéball, abbiamo un Drowsy e due Dratini nel deck. Se ci entrasse la percentuale giusta, godrei. Ma avendo pescato anche il secondo Ipno, ci starebbe anche pescare Drowsy. Però meglio pescare decisamente Dratini, eh. Una pozza e un Dragonite. Vabbè, visto partenze peggiori. Quindi, non possiamo evolvere Ipno di primo turno. Si pompa Drago e si passa. Lui è un Mewtwo, quindi comunque bisogna stare attenti perché sarà abbastanza velociozzo. A meno che noi, come detto, non si vada a rompergli le palline con il pendolo stile Pokémon Stadium del nostro Drowsy, questa perla, veramente, 34 anni. Perla per i più vecchiucci. Un'altra ricerca, e allora andiamo. Un'altra Pokéball, e allora andiamo. Ecco, ora quasi un Drowsy mi farebbe piacere. Vabbè, ma non si può avere tutto alla vita, vi dico la verità. Evolviamo. Like no tomorrow, seconda energia, me le sta dando tutte elettro. Vabbè, importante è che quella di turno 4... Allora, se facciamo testa, lui va a letto. E poi, se va a letto, non può andare ad attaccare. Cioè, deve fare due teste. Una testa di... Vabbè, comunque, dopo lo vedrete. E l'addormentamento è molto figo, perché Pokémon deve tirare... Deve fare una testa prima di attaccare. Il problema è che lui, chiaro, si sta attaccando e mi sta facendo Drowsy anche lui. Bellina sta versione di Mewtwo, la potremmo provare. Oddio, Mewtwo, Ralts, Drowsy mi sembra un po' pretenzioso, eh? Cioè, c'hai due linee. Io, Snom, come vedete, c'ho Snom, Frosmoth. Cioè, sono due. Non è che uno e uno, giusto per gradire. Ok, abbiamo l'altro Drowsy. E poi quella dopo sarà acqua, che è ottimo se si pesca. Dai, a fin di video, buono. Lui dorme. Fra turno e l'altro deve lanciare. Se lui ora fa croce, il prossimo turno non attacca. A meno che non lo ritiri. Poi non lo farà comunque, però intanto. Il problema è che lui sta pompando il Mewtwo. Vabbè, ragazzi miei, ognuno. Noi però avremo due Ipno, si proverà un po' a fermarglielo sto Mewtwo. Il problema è che anche lui lo farà col suo di Ipno. Insomma, sarà una bella partita al lancio di moneta questa. Infatti lui tenta subito di addormentarci anche il nostro Snob, ma ce ne porta Snom. Ce ne porta un tubero. Allora, questo è per il suo Jinx che si sveglia. E il suo Jinx si sveglia. E ora devo lanciare io per vedere di svegliare il mio Snom. E che invece dorme. Vabbè, sti Grand Gates. Pozza. Ah, questa è proprio buttata. Vabbè, allora, tanto energia acqua anche qua, perché è quella che ci serve. Si evolve anche l'altro Ipno, così abbiamo due... Guardate bellino, no? Proprio i due Ipno ai lati del... Ok, subito addormentamento, quindi ce ne porto un tubero. E niente, e ora, raga, bisogna pescare Dragonite. Questo è per svegliare il nostro Snow. Vabbè, tanto non si fa nulla.
Questo è per svegliare il suo Jinx. Video meraviglioso, ragazzi. Probabilmente avremo due partite con questo deck. Però guardate, non è male, perché ve l'avevo detto che sia Snom che Frosmoth, sia Hypno possono essere tech di carte super, super, super sottovalutate. Lui vorrà fare il ritiro. Ma forse il Pokémon addormentato non può ritirare, se non erro. Vedi, questa è testa, ma che ha passato? Perché se no, altrimenti io fossi lui avrei fatto il ritiro. Vediamo un po'. No, ha preferito fare prima l'abilità. Non me la ricordo questa cosa. Non mi ricordo se l'addormentamento o la paralisi non ti fa ritirare. Perché il suo Jinx è paralizzato. Lo scopriremo subito. Questo, ragazzi, è una nozione da giocatore di VGC, di videogioco, che probabilmente mi sa che non può ritirare. Infatti lui rimane addormentato, noi no. E cassi un Dragonite, raga. Ce n'ho due nel deck. Io lo evolvo. E gli do anche un'energia. E voi direte, è buttata via. Sì, è buttata via. Però tanto ormai Dragonite l'ho caricato. Non ho energie psico nel deck, quindi non me ne importa una sega. Non sto a fare Hypno perché Jinx dorme ancora. Speriamo faccia una croce, così rimane lì un altro turnettino. Ha fatto test. Vabbè, ci sta. Ora, noi abbiamo... è andato tutto come dovrebbe andare. Non abbiamo ancora pescato uno dei due Dragonite. C'è da dire che però abbiamo anche beccato un deck che ha caricato subito Mewtwo, quindi non so se vinceremo questa partita. Però intanto sono contento perché è venuto fuori la strategia che volevo venisse fuori, per farvi vedere. Questo potrebbe anche fare un bel 50, volendo, se non vuole bruciarsi il Mewtwo. Mewtwo che c'ha 5 energie, però. Vabbè, scurreggiopoli qui. Ok, croce, non si può ritirare, siamo del ghetto. Ovvio. Non si vedi, non si può ritirare? Eh no, perché è addormentato. Vedi, avevo ragione. Io però non gli voglio dare un premio, perché questa sarà una partita che noi ci giocheremo verosimilmente all'ultimo lancio di moneta. Ok, lui è addormentato. E ora sarebbe bellino sdormentassi noi. Ah, che stupido, non ho assegnato l'energia, vabbè. Ci serve a niente. Ci serve a niente. Tanto anche quella dopo è acqua. Ci serve letteralmente a niente. Mi sono distratto, tipico del far video. Dai, via addormentamento, per favore, perché se no mi entra Mewtwo. Grazie. Dormendamenda. Addormendamenda. Eccolo là. E allora, se lui non ci... se noi riusciamo ad arrivare al prossimo turno con il nostro Frosmoth non addormentato, si può fare velocità X Dragonite. Quindi ora lui con Hypno ci addormenta Frosmoth. Incredibile che abbiamo trovato il Mewtwo con la stessa nostra strategia. Ci sta. Dai, fai croce. Eccolo là. Si può entrare di Dragonite. Abbiamo una speranzuola. Abbiamo una speranzuola. Abbiamo una speranzuola. Io vi dirò, entro di Dragonite ritirando subito. Provo a tirare la bomba, perché se metto danni addosso a Mewtwo magari ce la possiamo anche fare. Lui si è svegliato, però. Sti Gates. Allora, noi ci fa energia Water su Frosmoth. Velocità Ikkese. Perché comunque gli tengo aperta la possibilità di poter attaccare. E proviamo a spingere un po'. Proviamo a spingere un po'. Proviamo a addormentare il primo. Hypno fallisce. E anche il secondo fallisce. Questa potremmo pagarla. Non abbiamo peraltro pescato un buon average danno. Proprio per niente.
lui ci fa 80-110 con Jinx. Però se fa Jinx rischia di perdere la partita se noi peschiamo 100 su Mewtwo. Probabilmente ritira. Può anche fare ritiro Giovanni 160 partita finita. Però, raga, io mi devo prendere dei rischi, insomma. Penso che sia quello che faccia. Insomma, Giovanni ormai ce l'hanno tutti nel deck. Infatti, così fa. Allora, bravo il nostro avversario. Sfortunati nei due ipno finali, ma... Perché se avessimo preso l'addormentamento e poi lui avesse preso una croce, non avrebbe potuto fare questo switch. Però, onestamente, ci sta. È entrato tutto, ma abbiamo trovato un Mewtwo. Ripeto, non è un mazzo, ovviamente. Top tier. Noi qui possiamo provare a giocarcela con la fiera dell'addormentamento se magari facessimo un altro Dragonite, perché noi qui comunque attaccando andiamo sì a fare un addormentamento, cioè deve prendere una serie di croci infinite lui, noi ci proviamo, ma insomma penso che ovviamente questa sia andata. Già lui prende testa, la partita ovviamente è finita. Comunque avete visto come funziona. Qui lui piglia croce e non attacca. Perché a questo punto abbiamo Snow che... Rosmot, pardon, non è più uno Snow da un po'. È cresciuto il mio bambinello. Che addormenta sempre senza la testa di Snow. Oddio, si prendesse un'altra... che poi entra Gian Piero, mi fa 30 più 20 più 20, 70. Però io posso usare la pozza. Attenzione, perché se lui piglia un'altra croce dopo... No, questa è inutile, perché tanto è quella di fine turno, io lo rimetto sicuro a dormire. Quindi questa è meramente inutile. Se lui piglia una croce dopo, potrebbe essere divertente, ragazzi, perché... Attenzione. Attenzione, che noi gli inchiodiamo dentro Mewtwo. Sarebbe incredibile. Se lui qui fa croce, siamo incredibilmente in partita. Motivo per il quale farà testa, pardini. Ah! Finito. Ci sta. Niente, qui lui attacca. Però no, aspetta, perché non abbiamo Dragonite, non è ex. Calma, vediamo, lo possiamo addormentare con gli ipno. Calma. Non succederà mai, ovviamente, ma... Se noi si riuscisse a sparare la salva di Drago Meteora... È bellino, vedi? Che lui comunque non è mai finita fin quando non è finita. Suspense. Che esagerazione. Però vabbè, giustamente questo è quello che doveva fare. Allora, convenite con me che io butto davanti Dragonair, perché tanto dipende tutto dagli addormentamenti, delle croci. Lui deve rimanere inchiodato un turno, il prossimo. Quindi che butti davanti Ipno o meno, tanto devo fare una testa su due e lui deve fare una croce. Ok, la testa è arrivata. Siamo a posto, giusto? Sì, io non posso attaccare. Lui è addormentato. Se lui fa croce, siamo incredibilmente in partita. De che cazzo però? Vabbè, avrà Giovanni in mano. Avrà sicuramente il secondo Giovanni 150. Ma comunque anche dovesse essere, raga, per me questa partita successone, perché vi fa vedere quanto siamo rimasti attaccati alla partita con qualche sfigacciola. Era naturale ce lo avesse. E qui è ovviamente finita per il nostro avversario. Ma è una sconfitta. 3-0 che poteva essere win. Perché se qui lui prendeva croce e non attaccava, io assegnavo Meteora e con un pizzico di culo bastava prendere 100 su Mewtwo e 50 su Gardevoir o un altro in panchina. Si faceva 3 premi. Così. Quindi, promossissimo. Vediamo se la prossima ci va un po' meglio, perché qui non è girata proprio benissimo. Si parte per secondi, che va direi benino. Ok, non è bello partire di Dragonite, però dipende. Lui, vedo dalle, chiaramente, Mewtwo X, Ralts, eccolo lì. Oh, partenza per lui invece idilliaca, puttana la miseria. Allora,
si riuscisse a fare Pokéball Drowsy. Anche questo mi carica troppo più veloce. Allora, in realtà Drowsy è arrivato di suo. E allora voglio un Dratini. E quasi quasi mi carico quello un panca. E così farò. Prossimo turno si evolve Ipno e si prova ad addormentare. Peccato per la partita di prima. Però, ora bisogna pensare a questa. Frosmoth è letteralmente legna. Cioè abbiamo proprio pescato la legna. E qui, dai. Vediamo un po' se a questo giro... Ovviamente, raga, è chiaro, croce. Ovviamente, raga, è un deck che giocandosela molto su... Ah, io volvo anche te, vai, tanto ce n'ho due. È un deck che ruota molto sulle teste, le croci. È un low tier deck, però che io ci ho fatto off screen più di qualche vittoria. Allora ho detto, ma mi ci fai fan video? Ipno. Dragonair deve diventare un Dragonite pieno. Tanto qui dipende dalla testa. Se peschiamo Dragonite, la prossima è acqua. Buono, bisogna pescare Dragonite e magari tenere fermo Mewtwo un turnello. Ok, il Dragonite è arrived. Dai, dai, dai. Niente, sfigatissimi oggi con le teste e le croci. Sfigatissimi. Poi è vero che fai testa, lui deve rifare croce. Però intanto deve rifare croce. Se fai subito croce te, è un problema che non si pone. Va bene. Niente, si prova a sdragonightare subito. Bello, si pigliasse subito 150 su un Mewtwo. Ah, ah, il gusto proprio. Il gusto. Allora, l'energia ovviamente acqua la dobbiamo dare a Messer Dragonite, se no non mi attacca. Il Drowsy lo spanziamo un panca. Una ricerca che mi dà un altro Ipno, un altro Dragonite, io la prenderei. Niente, snobbe. E allora, via, Bolide. E ora dipende molto dal dove l'abbiamo tirata. Al solito, se lui ci fa Giovanni, risiamo nella partita finita. Mewtwo, Giovanni, 160. Raga, ci fai il giusto. Io gli regalerei una rosa. No, gli regalerei lui. Comunque non è messo bene lui, Non è messo bene proprio per un cazzo. Non aveva Giovanni in mano. Vedi, deve farsi la pozza per andare sopra. Questo è inutile, tanto se ti faccio due colpi sono. Deve farsi la pozza per... far sì che non basti un cinquantello. Noi ovviamente Dragonite. Si prende 100. Un Mewtwo non lo prenderemo mai perché sarebbe un video troppo riuscito, capito? Però... ma... io beh, non c'è molto da... non c'è molto a ragionare, ragazzi. Ovviamente abbiamo preso 50 su Mewtwo. Se no la partita era finita. Ovviamente la partita era finita. Ora lui fa Giovanni, l'avrà pescato perché sennò l'avrebbe fatto prima. No, attenzione. Se la perde. Se la perde, signori miei. Se la perde. Dragonite, se riesce a stallicchiare, la dice la sua. Ve l'avevo detto, guardate anche la partita che abbiamo perso prima. Un'altra. Ok. Dratini davanti non è gradevole, ma vabbè. Abbiamo una ricerca, abbiamo già Ipno e Dragonite. Un altro Mewtwo, madonna ragazzi, ma che è Man vs Mewtwo oggi? Vabbè, oggi, sempre in realtà. Comunque andatevi a vedere il video fatto con il deck Primeape, perché raga perdete la testa. Buono in realtà sto Drowsy, dai. Ricerchina.
Ok. Ok. Io lo metto comunque già in panca, raga. Io lo metto comunque già in panca. Dopo si prova a fare Dragonair Ipno Addormentamenda. Si prova. Altro razzo, beh, chiaro. Lui c'ha la mano satolla. Sto pensando di mettere carte rosso in maniera più ingente. Mettiamo giù anche Snov, mettisi pesca Frosmoth. Dai. Ho bisogno di stallarcelo almeno un turno. Ok, ok. Ora lui deve prendere croce però, eh. Almeno un turno. Dai, 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 dai. Su. Su. E tirala. E puttana la miseria. Ma è una gioia, veramente. Vabbè. Mamma. Vediamo che ci dia una bella energia water nei primi turni, perché sennò... Giovanni, ci fai 60, cioè non è che... Questo Giovanni un po' buttato via, se lo poteva giocare per Dragonite, il che ci fa piacere, eh. Alla prossima è effettivamente water. Hippo che palla, un altro Drowsy, vabbè. E gli dirò, evoluzione, energia, e mi faccio... sta robbia, così siamo un turno in più in campo e lo ingolosiamo a fa Giovanni se ce l'ha. Mentre lui va a letto, si va a letto. Titolo di questo video: si va a letto Ipno Dragonite. Gota. Oh, fermo lui. Sta fermo, sta buono. Fermo lì. Ci sarebbe andato bene anche lui che ci frigge, quindi non usare la pozza, entro subito i Dragonite, però... Va subito croce... Fanculo. Vabbè, non può attaccare, questa è quella di fine turno. Eccolo lì. Il Frosmottino. Allora, energia acqua qui, che non si sa mai quando rientra. Prima addormentamento, per tradizione, che ovviamente è un crociera. E Frosmoth. Se lui ci sega, noi si entra di Dragonite e si fa 150 su Mewtwo. Facile. Da cosa si perde, raga, con Dragonite? Da Giovanni Mewtwo. Purtroppo, secondo me carte rosso questa lista. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io carte rosso mi sa che per smontare un po' le manine, perché guardate quante volte capita, e si impara anche testando, no? Quante volte capita che l'avversario abbia queste mani belle satolle, no? 150, proprio cattivissimo lui. Io entro di Dragonite, avrà sicuramente un Giovanni, ma va giocato così sto team, ragazzi. O deck. Purtroppo abbiamo pescato la legna. Sempre piacere pescare la legna. Andiamo a pescare l'altro Dratini. Ce la faccio se non vuoi a caricarlo Dratini. Mai nella vita. Mi merita di più caricare Frosmoth se lui mi fa Giovanni. Però tanto abbiamo detto, ora noi si fa 150 su Mewtwo, no? Pum! Ecco, proprio inutile. Cioè, 100 e 100 proprio inutile. Vabbè. Vabbè. Dai, Giovanni, 160, arrivederci e grazie. Pardini, Pardini. Dai. Ma guarda che il Dragonite è come se fosse un ex, ma non è un ex. Quindi prendono comunque un premio. Ti tiene in partita. Anche se te lo segano di Giovanni più psicomotore lì, come cazzo si chiama? Psicomotore. Sono un pro player Pokémon. Ne mette in campo un altro. Vabbè, guarda, vuole energia, psicomotore Giovanni. Dai, su. Fa perdere tempo.
Eccolo lì, energia. E Giovanni. Dai. Non mi dire che ne avevi uno nel deck e te lo sei giocato per Ippro. Dai, no, se... pur te se te giochi pure quello fullarto. È chiara, 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 è chiara. Funzione, totalmente inutile, però sei il capo. Perché tanto 40-40 te li faccio. A meno che tu non ne usi un altro. E sicuramente ce l'avrai, perché insomma, hai una mano dell'oddio. Bom. Sfortunati. O meglio, sfortunati no. Non fortunati nella Dracometeora. Perché per esempio, se invece di fa 100 e 100 si faceva 150 su Mewtwo, vabbè, lì la partita era finita. Oppure si faceva 150 su Gardevoir, lui non rifaceva psicomotore adesso. E noi si prendeva un premiuccio e dopo si vinceva. Il 100-100 è l'esattamente... Cioè, potevamo fare 200-0, 150 davanti, 50 dietro, o 50 davanti, 150 dietro. Ok? Quindi avevamo, su 5 scenari possibili, 4 favorevoli, abbiamo centrato il 100-100. Non gli abbiamo killato il Pokémon dietro che gli ricarica 2 energie il turno, e non gli abbiamo killato quello davanti che ci avrebbe fatto l'instant win. Questo va messo nel conto, ma non per fare il piangina, per fare l'analisi del deck. Che, ripeto, è un deck per divertirsi, è un deck per giocare Ipno così a cazzo canis, Dragonite, e però, che insomma, come potete vedere nel video, contro il mazzo più vile, dopo misti, del formato, si difende. Lui fa velocità X. Secondo me può, scoprirà che non può ritirare adesso lui. Già. Si è addormentato. Lui ha appena scoperto questa meccanica, ragazzi. Il problema è che ora carica l'altro Mewtwo. Noi si farà due premi, ma non avremo l'energia mentale di poter caricare un altro Dragonite, almeno che non arrivi una sequela infinita di croci da parte del nostro avversario sugli addormentamenti di Frosmoth. Vabbè, lui carica energia a un Mewtwo che noi andiamo a segare il prossimo turno. Questo è totalmente inutile, tanto poi lo killiamo. Che ci servirebbe a noi? Che ci servirebbe? Un Ipno? No. Dragonite. A questo punto l'unica è cercare di bombare lui. Allora, intanto qui si prende due premi. Allora, ce la possiamo fare, raga. Dobbiamo pescare Dragonair e prendere 1-2 turni dove lui dorme. Perché poi ora lui, non avendo ammazzato quel cazzo di Dragonite, ha modo di caricare veloce quel Mewtwo. È stato deleterio quel 100-100 di Dracometeor. Perché se no, altrimenti ci avrebbe potuto fare solo 50, io pozza, anche senza prendere teste di addormentamenti. 150, pozza, ricinquanta, noi siamo vivi fra due turni. Invece così facendo, lui dopo ci fa il 150 se non rimane addormentati, e noi siamo un po' così, ecco. Però abbiamo pescato Ipno, c'è speranza. Vabbè, la gioco? Non serve a niente, ma la gioco. Ti direbbe che lui dormisse. No, raga, cioè, se lui dorme un turno e peschiamo Dragonair, ce la possiamo fare. Deve fa croce qui. Calma. Perché il Dragonair ce l'abbiamo già in mano. Ah no, però fermo. Lui c'ha già due premi, Quindi siccome si ammazza Frosmoth, noi abbiamo perso. Sarebbe Dragonair ora, Ipno dorme, Dragonair ora, dai, top deck di Dragonair. Giovanni lui ne ha usati due, io ora davanti metto Dragonite, quello sicuro. Poi magari fa due croci via. Ok, non ho bisogno di fare la testa di Ipno. Allora, raga, Dragonair non arriva.
quindi non posso che attaccare e sperare che lui faccia croce. Che Dragonite non arriva. Comunque guardate, cioè ripeto, ci è andata male, però ora ci sta andando bene. Forse, quantomeno te la giochi. Sicuramente il video è clamoroso. Lo so, raga, quello che mi vorrete dire nei commenti, cioè, ma molto testa croce based. Lo è tutto pocket, guardate misti. Molti deck lo sono. Zapdos X, Moltres X, per caricare Charizard X. Gli unici che non lo sono, casualmente, sono i top. Dai, Dragonair. Se mi fai Dragonair, ce la possiamo fare. Anche perché ora Mewtwo sta sotto i due. Dai, Dragonair, please. Ricerca accademica. Eccolo lì. Dragonair. Calma. Calma. Devi dormire, figlioli. Siamo a una testa o croce dalla vittoria di una partita finita. Attenzione, croce. Abbiamo avuto un culo allucinante. Tra l'altro lui non può ritirare. Lui è... L'addormentamento è... pazzesco. Abbiamo sculato come dei draghi. Però se avessimo avuto più fortuna su quel meteora 100-100, col senno di poi sta tutto ovviamente più vertendo dalla nostra. Cioè, la bilancia pesa ora per noi. E lui sta provando a millar carte, ma... ma niente. Io, raga, a questo punto voglio il gran finale di Dragonite. Io voglio il gran finale di Dragonite. Lui ha 10 energie su Mewtwo, record del mondo. Non mi assegna tutto, poi forfetta. Io però voglio il gran finale di Dragonite. Cioè, io se attacco un Frozmoth ho vinto. Però io voglio il gran finale di Dragonite. Tanto il nostro avversario, come potete vedere, sta veramente sbavando bile, cercando di stallarci, perché abbiamo avuto l'ardire di prendere tre teste croce. Abbiamo sculato nel fine, sì, sì, è vero, sì. Però questo è un comportamento antisportivo. Io il grazie lo do a tutti, te non te lo prenderai. Voi invece lasciate mi piace, iscrivetevi, nonché nel mentre che questo Mewtwo continua a dormire, e io godo, e io godo, e io godo, voglio che vi godiate la meteora. Lui non ce la fa fare, ero sicuro. Signori, il bilancio è positivo. Godetevi questa lista e se vi è stato utile iscrivetevi al canale. Io su Pocket ci farò tanti altri contenuti nelle settimane a seguire perché mi piace da morire. Sono sicuro che lo aggiorneranno tanto, quindi dai, non vedo l'ora, veramente. E condividete questi video con i vostri amici. Avete trovato un posto dove poter magari imparare qualcosina di nuovo ogni tanto da Pocket. Ciao ragazzi, ci vediamo presto.